Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Jurassic World The Game. Allora, oggi ho chiuso bustina 24 ore perché non ho avuto il tempo di farla, cioè impegnato tutto il giorno, non ho un minuto, quindi avvisati. Comunque abbiamo per compensare un bel po' di ricompense qua. Allora, prendiamo le ricompense, 20 di questi accentati. Ok, e uno spinosauro, bello, io adoro lo spinosauro, è il mio dinosauro preferito. Quello Ingen di Sorna è il mio dinosauro preferito. Oggi, in cui esce il video, proprio oggi, c'è Jurassic Park 3, non so su che canale ma c'è. E ora me lo vado a vedere, ma è il mio villain preferito, bellissimo. Anche se non mi è piaciuto il ruolo di quello di Camp Cretaceous, però comunque è bellissimo. Ora il deinoterio, devo fonderli perché ho una missione che dice di fondere i deinoteri e di fare ne uno al 30. Poi prendiamo il pacchetto giornaliero. Ora metto a schiudere lo spinosauro perché lo voglio. Ho fatto lo spinoraptor, quindi non ce l'avevo più, ma ce l'avevo al 40 prima. Vai. Allora, oggi abbiamo lotta per la fusione, lo faccio di sicuro, e duello del naso ceratopo, questo me li faccio oggi. Poi scuoti la terra, vediamo se farmene un paio, ma è acquatica. Sì, è acquatica, quindi magari facciamo anche uno di questi. Oggi, se tutto va bene, esce anche Stumble Guys, ragazzi. Quindi iniziamo con duello del naso ceratopo, che dovrebbe essere... Anzi, magari questo me lo faccio dopo. Questo. Allora... Edafosauro, inosauro, giganocefalo, gigachilocefalo. Allora, un sacrificio. E direi di utilizzargli l'Indominus e contro quello un Diplosuco. Tanto il Diplosughi non mi servono per l'evento del Nasuto Ceratopo. Per l'evento del Nasuto Ceratopo mi servirebbero piuttosto... Allora, aspetta. Mi servono solo carnivori, quindi l'Indominus mi sarebbe potuto servire. Ma poi vediamo, se rimane qualche dinosauro più glielo uso comunque. Ora, gli ammazzo il gigachilocefalo. L'edafosauro non attacco, questo è il buono di quel dinosauro. Che ha tantissima vita, ma proprio tanta. Ma l'attacco gli manca. Lo ammazzo con 2. 4,74 non mi ucciderebbe mai. Anche l'inosauro ha tanta vita e poco attacco. Però solo che l'edafosauro ha più vita... Ha più vita e più attacco, quindi è meglio l'edafosauro. Se dovreste scegliere prima o poi, scegliete edafosauro piuttosto che inosauro. Io lo attacco 2. Non è andata male. Niente. Vabbè. Tanto se cambia e attacca 3 non mi ammazza. Quindi comunque va bene la situazione qua. Ha attaccato 3. È pazzo. È totalmente pazzo. Quindi io posso cambiare, attaccare 3... e mettere uno da parte e vincere automaticamente la battaglia. Quindi primo stage finito così, e c'ho il secondo stage da fare, il terzo stage, duello del naso ceratopo, e poi vediamo se ho ancora tempo e facciamo anche una battaglia del torneo, altrimenti niente. Comunque, per salire di livello ci sto lavorando, mettiamola così. E comunque ogni giorno salgo di dollari e mi potenzio sempre di più. Diciamo che è un account bello in crescita questo. Raja Stega. Non vorrei usare l'ultimo di quelli e poi mi serve. Quanto ci metto a rianimare? 176. Vabbè. Un Diplosuco. L'Eriopix. Pelectdattilo. Non posso usargli l'altro. E il Tropeogottero, che non ho nessuno con cui ucciderlo. Questo è un dramma, un vero dramma. Farei così. Anzi. Ah, pure sì, così. Come ho fatto. Così, così. E poi... il tropeocoptero è un danno. Forse gli metto lui solo come sacrificio. E quindi poi me lo sacrifico e lo ammazzo col tapeceracefalo. Per quello glielo ho messo al TNT. Devo farmi un ibrido erbivoro per... Oppure potenziare questo. Forse potenzio questo al 30.
Potrebbe diventare un 2100 e già essere meglio. Vediamo, mi attacca? No, non mi attacca. E allora io direi che ora uso il mio sacrificio portatile. Lui non fa niente, ha due attacchi. Può cambiare, attaccare uno. Ma non mi uccide in ogni caso. Attacca uno, sì, ma sono vivo. Andata bene. 4 da parte. Ora. È una battaglia complicata. Tre attacchi. Ho il tapecerocefalo, posso cambiare. Attaccare due. Mettere uno in parata e quattro da parte, ok. Ora, se lui cambia, attacca tre, mi uccide pieno. Mi uccide pulito pulito. E uccidermi pulito pulito vuol dire che il tropecoptero muore, no? Ok, allora io posso optare per la mossa in cui io gli attacco 4. E se non ha parato muore, infatti. Va bene, ho vinto. È andata bene. A una parte ha 5 attacchi. Non attacca 5, lo attacco 8, ho vinto. Ok, usare il tapecerocefalo è stato inutile. In pratica, se nel prossimo stage c'è un anfibio, sono morto. Pronti? Ok. Carnivoro ed erbivoro. Allora, però sono due. Però sono due. E anche scarsi. Cioè, gli altri erano più forti. Allora, io direi di fare. Sto studiando la situazione. Così lui cambia in Penericapteryx e non mi può uccidere. Poi cosa faccio? Aspetta. Poi gli metto lui. No, aspetta, poi devo uccidergli il Penericapteryx. Mi serve qualcuno che abbia un bell'attacco. Proviamolo Fiacomimo. Sto rischiando non so quanto. Con tre attacchi dello Fiacomimo dovrei ucciderlo. Però è un po' basso di vita. E poi Indominus Rex C2. Vediamo. Allora, io mi sono studiato la battaglia, ma non mi convince appieno il piano. Allora, io ora devo mettere da parte con lui. Lui dovrebbe cambiare nel Pelenicapterix. Non lo fa. Ho perso malamente. Perché se ora lui non cambia. Ok, ha cambiato. E mi dovrebbe attaccare uno. Beh, questo non era progettato. Non era progettato che dovesse attaccare uno. Faccio 588. Io posso fare il massimo, però ora deve metterselo anche lui il massimo. Ha tre attacchi. Se mi attacca tre pulito, ok, è andata bene, è andata bene, è andata bene. Tutto bene. Il piano era diverso, ma è andata bene, è andata bene. Allora, 1, 2, 3, 4, 1. Ok, ho vinto, ho vinto. Ho vinto anche con dinosauri bassi. Il piano era diverso. Un casino era, questo è andato bene. Diciamo che è andata meglio così che nell'altra versione che avevo progettato. Ora posso decidere se attaccare 8 e rischiare. Quanto faccio con 4 2005? Vai, attacco 8. Rischio. Ho vinto. Vai. E primo evento è finito. Questo lo faccio sempre perché il BDNA è utile. Perché ora sto farmando per non mi ricordo quale creature. Velociraptor, Velocefalo, Sarcosuco. Poi vediamo cosa sto farmando. Perché devo farmi. Allora, vediamo perché sto farmando. Ok. Ah, ci sono degli eventi. Mondea, l'espansione parco. E da parco del rivale. Ok. Espansione parco. Ah, questo è per le decorazioni. Devi posizionare. Parco del rivale tra terra e mare.
Ok, mi ricordo. Va bene, l'importante è saperlo. Ora mi faccio sto evento al volo in cui gli tiro uno. Anzi, no, non serve neanche questo. Racia Stega, Indominus Rex e Metria Cantosauro. Anzi, vediamo, vediamo, vediamo. Siamo a 10 minuti. Mi faccio quello del naso Triceratopo, che poi non lo vedo in Camp Cretaceous, non ho ancora capito cosa c'entra. Potrebbe essere duello del Sinoceratops, che lui almeno lo vede. Il Carnotauro è toro, quindi non so, vabbè. Aveva parato due, guarda la fortuna. Ha attaccato uno, quindi io lo attacco due e metto da parte uno. Non ha parato. Quindi con 74 mi può attaccare 4 attacchi. Non è meglio forse mettere prima l'Indominus e poi la Registega, che già mi ha fatto 470. 470 si sente. Metto 4 da parte, così almeno c'è un po' di punti. Ok, per 6 dinosauri. Crescono sempre di più di livelli. Ora è un 71, prima era più alto. Era più basso, intendo. Facciamo così. Ok. A 118 di attacco. Può attaccare 6. Attacca 3. Io mi sono parato 3. Io sinceramente mi uso un Indominus Rex sacrificato, che non ha tanto senso come cosa, però io gli faccio così. Ha parato 3, non ci credo neanche. Non ci credo. Aspetta, che me lo sto sacrificando. 3. Ok. Allora, attacco 2 e metto da parte 3. Perché sto Indominus, pratica, lo sto sacrificando perché ho detto è più scarso la Registega, mi serve di più. Sacrifico l'Indominus e tengo la Registega. Se ora attacca 5, muore l'Indominus. Non attacca 5. Quindi io posso fare 1, 2, 3, 4, 5, 2. Ha parato qua. Cioè, ma in quale vita tu pari 4, bot? In quale vita para 4? Generalmente parano 2. Siccome prima ha parato 3, ho detto metto più da parte. No. Vabbè, ora para 5, quindi metto da parte 4. Ha parato 3. Ha 6 attacchi. Attaccherà 6? Attaccherà 3? Attacca 3. Io non mi fido più ormai, lo attacco 4. 1, 2, 3, 4. Infatti, ho fatto bene, altrimenti non lo ammazzavo neanche. Un Nasuto Ceratopo. Vediamo, 4 attacchi, non attacca più. Vediamo se ha fatto una mossa da parare 2. Ok, l'ha fatta, quindi lo ammazzo anche questo. L'Indominus Rex ne sta ammazzando un sacco. Era un sacrificio, ne ammazza di 3. Se come sacrificio ne ammazzassi sempre da dinosauri, avresti vinto tutte le battaglie. 6 attacchi. Lui muore. Registega da 1200, non l'ho sciolto più neanche a lui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vabbè, ho vinto. Devo ammazzare questo qua. 235 di attacco, mamma mia. Comunque con un Indominus e una Registega me la sono gestita benissimo, quindi non serviva. Attacco 8 e muore. 24.000 di danno. E ho vinto anche questo. Evento, sono a 14 minuti, direi che mi fermo così perché poi i video durano troppo. Allora, prendiamo il pacchetto, perfetto. 130 punti fedeltà. Prendo questo. Prendo questo. Allora, ragazzi, io direi che ci fermiamo così. Ricordate di lasciare like, commentare, condividete, iscrivervi al canale, lasciare l'hashtag bel gioco per ricevere un cuoricino. Ci vediamo in un prossimo video. Arrivederci.